È tutto pronto per cominciare l'approfondimento col calcio dilettanti, i nostri ospiti ci sono, ma adesso torniamo subito con Orgi Nuovi per il finale con la GSA e poi l'approfondimento. Torniamo in diretta. 7-4-6-7. Andrà Piazza, Piazza per penetrazione, Piazza, Alex per Bellino, Bellino per riaprire da tre punti, non va, secondo Ferodri, recupera Nibazza in attacco. Rimessa in attacco per Udine. Da Molini a Piazza. Udine deve affrettare le conclusioni. Piazza ha cercato con un passaggio Riccardo Minucci, però c'è il fallo sul palleggio. Non è in bonus Orzi Nuovi. Secondi, 5 decimi alla fine, 7-4 Zinovi, 6-7 GSA. La partita dovrebbe essere andata. Le triple di Bredotte e Bertolini hanno scavato il socco decisivo. Munini riceve nel cuore dell'area, Munini a segno. 54 secondi alla fine, vediamo se Udine comincia a far fallo, se continua a difendere forte. 7-4 a 6-9, Udine è tornata a segnare dopo 5 minuti di astinenza. 40 secondi alla fine del match, Udine sceglie di difendere, Ferrarese in palleggio, Bellina dietro, cerca di cacciare il pallone, Bredotte, extra pesa Micevic, 5 secondi alla fine di 24, c'è il fallo di Munini che protesta con l'arbitro Meneghini, 2 tiri liberi per Marco Micevic a 34 secondi, e 4 decimi alla fine del match. Cambio Orzi Nuovi, fuori trappella dentro Martini. Micevic, prima chance per lui a segno. Ancora Micevic dalla linea della carità. Micevic 1 su 2, rimbalzo di Federico Bellina, 7-5-6-9, due possessi pieni di differenza per Orzi Nuovi, commette fallo Bertolini contro Piazza, è un fallo tattico perché Orzi Nuovi arriva solamente adesso in bonus. 29 secondi, 8 decimi alla fine, chiama timeout Cassandra Paderni per pararci un po' su, per disegnare sulla lavagnetta uno schema per cercare di fatturare forse 3 punti. Diamo i tabellini aggiornati sin qui per Orzi Nuovi, Bertolini 19, Ferrarese 7, Bredotto 11, Micevic 24, Chiarello 6, Mazzucchelli 1, Martini 5, Trappella 2. Trappella 2 soli punti ma 12 di valutazione, per AGSA invece Dri 8, Piazza 21, Bellina 12, Munini 17, Piani 8 e Principe 3. Secondi, 8 decimi alla fine, più 6 per Orzi Nuovi che ha scavato il solco decisivo in circa 1 minuto e 10 secondi. La tripla di Bredotte a 2 minuti e 33 secondi dalla fine del match aveva sancito 6-8-6-7, poi un'altra tripla di Bertolini per il 71-67, poi un'altra bomba di Bertolini a 1 minuto e 14 secondi dalla fine per il 74-67. Ora dopo un punto di Micevic e 2 di Munini si è su 7-5-6-9. Vediamo un po' cosa ha deciso Udine. Piazza, pareggio gestito da 3 punti, va! 24 secondi alla fine, meno 3 per Udine. Meno 3 per Udine, non fa fallo la GSA, Martini, Martini contro Minucci, Micevic, depone l'ovetto a 17 secondi dalla fine, va dall'altra parte Udine in attacco, Dri, Dri da 3 punti, Dri non fa corto, recupera l'imbalzo Micevic. Oggi 9 si appresta a vincere la partita, Bertolini scusate, congela il pallone, Orzi Nuovi batte la GSA Udine per 77-72. Vito al volo i tabellini finali,
per Orti Nuovi, Bertolini 19, Ferrarese 7, Berdotto 11, Vice 26, Chiarello 6, Mazzucchelli 1, Martini 5, Trappella 2 per la Gessè invece, Dri 8, Piazza 24. È finita, come avete visto, in diretta con il basket e continuano le dirette su Fusi Sport Channel e le Free. Adesso è il momento dell'approfondimento calcistico, finisce 77-72, insomma peccato per questa GSA dopo la vittoria con Pordenone, arriva questa sconfitta. A proposito di Pordenone, ne parleremo stasera molto perché c'è il Pordenone che regna in Serie D, sarà uno dei nostri temi. Cominciamo intanto a salutare i nostri ospiti, il nostro numero 10 alla mia destra. Ciao Federico Francioni, ben ritrovato. Buonasera Massimo, buonasera a tutti gli ascoltatori. Insieme ad Antonino De Blasi. Ciao Antonino. Massimo, buonasera a tutti. Dicevamo Pordenone, direttore generale, primo in classifica, Giancarlo Migliorini. Buonasera. Buonasera direttore. Franco lui, cioè il nostro grande mister Stefano De Agostini. Buonasera. Perdonatemi se ho poca voce. Parlerete molto voi. Direte, come si sente il giorno dopo aver battuto il Marano? Fra poco partiamo con le immagini. Ma devo dire, un giorno sereno, un giorno piacevole, un giorno di grande entusiasmo, però siamo anche coscienti che insomma siamo all'ottava giornata, però. Presto per far troppa festa? Ma sì, dobbiamo essere felici, perché questo ci aiuta settimana per settimana, però dobbiamo essere anche molto cauti e attenti perché il campionato è ancora lungo. Campionato lungo sì, però intanto detta al ritmo il Pordenone a questo campionato. Ne parliamo però prima di entrare, di approfondire quello che è stato il big match contro il Marano Vicentino. Riviviamo tutto tramite la sintesi curata da Davide Pettarini. Andiamo con Pordenone Marano. Marco Agrusti. In faccia non possono coesistere, possono fare solo una cosa, scontrarsi. Fanno paura questi qua, con la Serie D non c'entrano niente. Pordenone e Marano però non possono stare insieme, devono eliminarsi. Ecco perché oggi è guerra totale. Stadio Bottecchia, Pordenone e Marano. Ha recuperato già il pallone però Burato, poi Migliorini che lo lancia lunghissimo, dove c'è Ballarin con il petto rischiando ancora qualcosa. Deve uscire Cristofoli su Berzotti e poi Nichele, e fuori il portiere del Marano. Nichele sceglie invece di andare dall'altra parte per Floren. Lungo il cross di Favran per Zubin, c'è già il gol del Pordenone. Zubin, la disattenzione della difesa del Marano, ancora ha sbagliato Ballarin. Zubin non perdona, quinto gol il campionato, esplode il Bottecchia, è già 1-0. Ora Zubin alla tre quarti, Zubin si fa tutto il campo in orizzontale, poi gran palla per Burato. Burato sul secondo palo, arriva Florian, la parata di Cristofoli, era tutto buono. Florian, l'occasionissima per Pordenone per chiuderla forse già qui. Parte con il destro Rondon, va a giro sopra la barriera, è pericoloso. Vola Careri, non serve perché il pallone sfiola l'incrocio dei pali, gran punizione di Rondon. Sempre Rondon, andrà sempre sopra la barriera. Parte Rondon, stesso calcio di punizione, palla sulla traversa, poi ancora al centro area, pallone che danza, c'è un fallo per il Pordenone, brivido, la traversa di Rondon sul calcio di punizione. Roveretto contro Pramparo, la finta, Roveretto passa per un attimo, poi il cross di Roveretto per Ferretti, il palo e poi il gol di Pozza, ma c'è fuori gioco, annullato il gol di Pozza, il palo e il secondo legno del Marano. Il lancio lungo, con il colpo di testa il palo, occasione dal nulla, probabilmente ha colpito lo stesso giocatore del Pordenone, terzo legno nel primo tempo, sfortunato il Marano, va detto. Flore anche adesso si porta avanti il pallone, può spingere il contropiede sulla verticale per Berzotti, attaccato da Tedesco, Berzotti per un attimo se ne va, poi favorito da un rimpallo, ancora Berzotti, il numero che giocata Berzotti, ancora dentro il pallone per Zubin, è arrivato Ballarin, è buono però per Nichele, ancora Nichele, Zubin, è buono il pallone, Zubin, che gol, ancora Emil Zubin, la sta decidendo lui, il graffio del capitano, doppietta, il Marano è steso, 2-0 Pordenone. All'indietro per Dal Dosso, vede Tunis in posizione regolare, Tunis va in area, lo mette giù Pramparo, non c'è niente secondo l'arbitro. Il tocco corto, Casella, a fianco a lui c'è ancora Florian, parte il cross di Casella, sale altissimo Nicolini, pallone sul secondo palo, ma attenzione rosso per Zubin, e questa non ci voleva, non doveva cascarci Zubin, è andato da Ballarin, i due se l'erano promesso un attimo fa, arriva il rosso per Zubin. Tedesco, e adesso c'è Novati da solo, contropiede del Pordenone, Novati, il pallone parato da Cristofoli, poi Maccanni ancora in area, ancora buono, il cross ancora per Novati, lo mette fuori Garbini, che occasione per fare tre e chiuderla davvero.
Beccaro, parte il cross di Beccaro, lungo il pallone, al limite c'è Rondon, con il destro, Rondon, Careri, la mette giù a terra, si è rianimato adesso il Marano, solo Marano adesso, ma è ovvio che sia così, il pallone è dentro, per Ferretti, la sponda, può andare anche al tiro, si gira Ferretti, gran giocata, pallone che finisce sul fondo, ma questo è il Rulo Ferretti, Rondon, Rondon, sul secondo pallone c'è Bonazzoli di testa, pallone alto, e se ne va qui, una grande occasione per il Marano, è finita qui, il Pordenone, strapazza 2-0 al Marano, vince la partita della vita, si porta da solo in testa, può andare a più 5, Carmine Parlato è l'uomo del momento, il Bottecchia è uno spettacolo. Agrusso dice che Parlato è l'uomo del momento, di certo Pordenone è la squadra del momento, l'approfondimento però lo facciamo fra pochissimo, pubblicità. Ristorante Antica Osteria I Tupi. Take my eyes and look around, take my ears and listen to the stars. This is what you are. Knock me down, knock me out, make me feel shy. But when you hold me in your arms, I get you. Antica Osteria I Tupi, ristorante e wine bar. A Palazzolo dello Stella, via Nazionale 59. Per info e prenotazioni 0431 58 041. Zanutta Fadalti, 18 punti vendita. La passione di una famiglia, la professionalità ed affidabilità di un'azienda storica. Il punto di riferimento del territorio per i professionisti, gli artigiani e i clienti privati. Zanutta Fadalti offre una vasta gamma di servizi nel settore dell'edilizia, della minuteria, dei trasporti e dell'immobiliare. Per scoprire le nostre promozioni e prodotti innovativi, visita il sito www.zanuttaspa.it o vieni a trovarci nei nostri 18 punti vendita da Belluno a Trieste, passando per lo storico centro di Muzzana del Turniano, Sacile, Pordenone e Udine. Zanutta Fadalti è il tuo punto di riferimento. Imper è il fornitore più importante per Fincantieri in Italia. Un'impresa legata al territorio veste l'intero settore giovanile dell'Unione Fincantieri Monfalcone. Dal 1981 Imper, costruzione celle frigorifere, in via Grazia dell'Edda a Staranzano. Cerchi un'idea originale? Scegli Roberto Tonizzo a Codroipo, che da più di 20 anni propone ai suoi clienti soluzioni creative e di qualità, specializzati nella produzione di timbri in gomma incisi al laser, targhe, cartellonistica. La nostra clientela abbraccia tutte le categorie, dal privato all'artigiano, agli enti pubblici. E poi le società sportive. Da Tonizzo c'è un'ampia scelta di coppe, targhe e trofei. Rendi ogni momento speciale. L'idea giusta la trovi qui. Premiazioni, regali, t-shirt e tanti gadget personalizzati con una grafica accurata e attenta al dettaglio. Roberto Tonizzo ti aspetta a Codroipo. Cercaci anche su Facebook. Ed eccoci qua, rientrati per cominciare a parlare adesso. Bisogna capire quanto vale questa vittoria del Pordenone, che Pordenone ha visto. Partiamo da Federico Francioni. Tanto Pordenone, poco, com'è? No, ma guarda, secondo me è stata una partita equilibrata. Mi è piaciuto tantissimo l'atteggiamento del Pordenone, perché per i primi 20 minuti sono partiti con una cattiveria, una voglia di far risultato che proprio si vedeva, infatti sì. Ha rubato palla due volte, sono presentati due volte, potevano fare 2-0, mi è proprio piaciuto l'atteggiamento del Pordenone, da squadra vera, da squadra di vertice, che sa quello che vuole, sa quelli che sono gli obiettivi ed è conscia dei propri mezzi, soprattutto nel raggiungerli. Dall'altra parte devo dire che il Marano me l'aspettavo un po' meglio come partenza, invece sembrava che il Marano avesse paura, timore, partito anche con un modulo che di solito non gioca con questo modulo qua, con un'unica punta, con Roveretto che gli girava intorno. Poi
Poi nella seconda metà del primo tempo, quando magari al Pordenone sembrava un po' tutto troppo facile, è venuto fuori il Marano, che indubbiamente ha avuto delle occasioni, perché insomma, tre pali, poi su un palo addirittura ci sarebbe stato un gol regolare, un gol buono, è stato annullato, sì. Però insomma, ecco, il Marano in quella reazione ha fatto 20 minuti dove è stato molto pericoloso. Nel secondo tempo magari ci si attende una reazione del Marano, visto comunque come aveva chiuso la prima frazione. Invece nel secondo tempo, secondo me, il Pordenone ha controllato la gara in maniera abbastanza agevole, è andato al raddoppio con il solito Zubin, poi purtroppo è rimasto in 10, però rimanendo in 10 e i tardivi cambi magari del mister del Marano anche hanno fatto sì che il Pordenone alla fine abbia passato un pomeriggio abbastanza tranquillo. Sì, a parte quei tre pali, però Giancarlo, direttore generale del Pordenone, che è nostro ospite stasera, quando si prende tre pali, c'era un gol regolare, vinci 2-0, cosa sono per voi? Segnali? Cosa pensate? Tu lo dici perché il primo tempo l'abbiamo visto insieme, sì. Hai detto guarda, se veniamo fuori, se oggi non prendiamo gol, forse è l'anno giusto. Ma io credo di sì, negli anni scorsi situazioni del genere, voglio dire, sicuramente venivamo fuori con le ossa rotte. E la lettura di Franciosi la sposo pienamente, noi siamo partiti molto bene, abbiamo sofferto per 20 minuti e credo che questo sia uno dei temi da discutere, da approfondire, da preparare, perché poi voglio dire non è sempre che prendi tre pali e quindi le situazioni potrebbero. Però poi credo che al secondo tempo abbiamo fatto, nonostante l'inferiorità numerica per quasi mezz'ora, la squadra vedi che è messa bene in campo. Quanto c'è di parlato in questo Pordenone? Ma c'è molto di parlato, c'è molto della società, c'è molto di Pinzin che l'ha costruita, c'è una serie di componenti, ingredienti importanti. Io credo che una delle cose positive di questa stagione è che effettivamente credo ci siano tutti i buoni ingredienti per fare una buona torta. De Agostini, da collega, ci dice lei quanto c'è di parlato? È la sua squadra. È chiaro che ogni squadra rispecchia quello che è il proprio allenatore. Questa è una squadra pragmatica. Hanno cambiato completamente la mentalità di questo Pordenone, che negli anni scorsi basava molto il suo essere sul bel gioco, richiesto anche dal presidente. Quest'anno è curata in maniera maniacale la fase difensiva, pensando a non prendere gol, vista anche come è strutturato il centrocampo, no? Che è fatto di giocatori muscolari, non ha un giocatore, se non gioca a Casella non c'è un costruttore di gioco vero e proprio in questa squadra, ci sono dei carri armati in mezzo al campo, e poi sanno che davanti, io ho detto questa frase, io adesso se sono un tifoso, anzi un tifoso non del Pordenone, un tifoso del calcio, non so se vado a vedere il Pordenone, ma se sono un tifoso del Pordenone vado orgoglioso di avere questa squadra, perché è una squadra che non molla niente. C'è un Pordenone, fatemi capire, che non piace, che non gioca un bel calcio, ma è cinico. È molto solido, non è che non gioca un bel calcio, esatto. È molto solido. È solido, non concede, perché ieri sì, è vero, ci sono stati qualcuno tre pali, per arrivare primi, è vero che ci sono state tre pali del Marano, però nelle altre sette partite non va dimenticato che alla fine hanno subito veramente pochissimo, e quelle poche volte che hanno subito magari qualche tiro in porta ci ha pensato Carreri, che è comunque un portiere che per la categoria è straordinario. Cioè, secondo me è tutto costruito perfettamente. Rispetto agli anni scorsi, faccio un esempio per far capire com'è, secondo me, costruita bene questa squadra. Cioè, comunicazione della regia, abbiamo immagini di parlato, abbiamo immagini, spulciamo un po' perché abbiamo preparato un po' di cose. Cioè, ieri fuori Fornasier, fuori Chimento, gioca Pramparo e Migliorini e non hanno fatto sentire la mancanza, quindi anche il fuori quota di quest'anno è un fuori quota di alto livello. Abbiamo sempre detto che sui giovani quest'anno hanno lavorato perché veramente Berzotti bene. Perché Berzotti esce, entra Lovatti. Sì. Assolutamente, cioè, c'è tutto. Voglio sentire anche De Blasi sul mister, secondo lui quanto ha detto Agrusti, è l'uomo del momento, effettivamente. In questo momento 8 vittorie. È chiaro che in questo momento, come diceva Migliorini, i meriti vanno forse suddivisi su più situazioni. Sicuramente questa comincia a essere la squadra di parlato, una squadra che a me pare, rispetto agli altri anni, molto concreta più che cinica, ecco, nel senso che
porta a casa i risultati come deve, riesce soprattutto forse a curare alcuni aspetti difensivi che negli anni passati in qualche modo erano un aspetto forse deficitario, e forse è l'anno buono per fare il Giancarlo, salto. Secondo il presidente l'anno buono ieri sprezzava gioia da tutti i poli, ma no? Dire, sono molto felice anche per lui, perché so gli sforzi, so la passione, il tempo che ci mette quotidianamente. Ieri era, stamattina alle 10 era al centro a vedere le giovanili, quindi questo è il presidente, quindi credo che sia una grossa soddisfazione per lui in primis, ma per tutta la società, per la città, per gli sportivi. Credo ci stiamo impegnando molto, perché deve essere l'anno su cui dobbiamo giocare un futuro che spero... C'era anche questo signore, come al solito, gioire con voi. Questo, no? Questo non manca mai, quindi... Buongiornelli. Era venuto giù, mi ha detto, sono stato fino a l'una alle Danieli di Butrio, sono corso giù e alle 2 ero allo stadio, quindi credo che la passione per questa squadra, per questa società, che dobbiamo ricordare, è rinata anche grazie al suo impegno. Certo. Iorino, una cosa, rispetto agli altri anni c'è più presenza di pubblico, la città in qualche modo ha risposto a questo entusiasmo? Se dobbiamo vedere i numeri, c'è leggermente una crescita rispetto anche all'anno scorso. È chiaro che ieri insomma c'è stato uno spettacolo e sicuramente abbiamo le immagini, Giancarlo, però ieri c'è 1500 persone. Sì, non è facile, è una città un po' particolare, che credo ci voglia molto tempo perché prenda la marcia, però io credo che insomma il risultato... Però l'evento è stato in qualche modo... Io credo gradito, che veramente, ecco. Io sono 7 anni che seguo lo stadio, credo di non aver mai visto un pubblico. Sì, infatti tanti tifosi anche sull'altra sponda. Sì, abbiamo, no? Ieri avevamo Stro Giovanile, avevamo gli studenti, avevamo il sistema calcio, avevamo fatto una serie di iniziative proprio per cercare di spingere molto sull'affluenza. Tenete conto che abbiamo fatto partire così un'iniziativa della prevendita sul bar Libertà di Schiavo, e l'avevamo fatto partire un po' devo dire che insomma avevamo già venduto oltre 150 biglietti in prevendita, quindi certo. Questi piccoli segnali che danno però il termometro di un qualcosa che si sta muovendo. Avete visto un po' la cornice del Bottecchia, domani ci sarà una clip dedicata proprio a questo, c'è un'immagine per tutti, FVG Sport Channel in collaborazione col Pordenone, sempre più attenta nel darvi più servizi possibili. Voleva dire qualcosa a Francione? Ma sì, che secondo me è presidentissimo, quest'anno non è felice del tutto, perché non riesce a fare qualche sua sfuriata, qualche sua arrabbiatura, che lui ogni tanto ci tiene ad arrabbiarsi, a farsi sentire. Invece quest'anno non funziona, ne ha motivo. Funziona talmente tutto bene, anche se ieri in un momento di festa l'ho beccato, mi ha detto sì, va bene, abbiamo vinto, però vorrei vincere con ancora più bel gioco, perché sai che dopo lui non si accontenta mai. Lui vuole sempre di più, ma è giusto così, bisogna sempre pretendere il massimo. Bisogna creare stimoli nuovi, Qualcuno in questo studio, Giancarlo, ha detto, è proprio lui se non sbaglio, forse anche mister De Agostini, ma non vorrei mettere parole in bocca che non sono vostre, quindi smentitemi se sbaglio, che l'unico limite del Pordenone, ditemi se dico cosa sbagliata, poteva essere la società. Non abbiamo detto proprio così. No, non proprio così. Esatto. Perché tu fai la polemica e ti piace. No. Ti dico, io ho sempre detto che la società è il valore aggiunto. Ti dico quello che abbiamo. Vai, meno, perché voglio la risposta di aver detto io. È stato che negli anni scorsi, forse uno dei problemi è stato che alle prime difficoltà c'erano state magari delle, chiamiamole polemiche interne, forse è un termine sbagliato, polemiche interne, ma ai primi momenti di difficoltà tante volte non si è fatto quel famoso gruppo, ma magari... Ho fatto la considerazione dicendo che, prendendo spunto dall'anno scorso, le prime 5 in classifica, togliamo la Vecom che sappiamo che buon Gigi Fresco è presidente, le altre 4, una squadra non ha cambiato l'allenatore e ha vinto il campionato. Sì, voi facevate anche riferimento anche poi a quello che era il carattere del presidente. Perché secondo me l'allenatore, parlo da parte in causa, va supportato. Okay. E se si dà fiducia può arrivare a... E questo, siccome loro hanno un signor allenatore, questo non mi ha dimenticato. Sì, non è che stiamo parlando di uno dei migliori che ci sono sulla piazza. Certo.
Non a caso l'hanno scelto. Se si fa lavorare, arriva. Allora, Midolini, su queste cose che dicevamo all'inizio stagione, fa un punto lei per dare anche magari una risposta. No, tu non fa niente lei. Allora, è chiaro che guardando le situazioni viene facile per uno dall'esterno fare questo tipo di conclusione, voglio dire, ci sta. Io credo che dobbiamo capire un po' tante cose, dobbiamo vivere la società, dobbiamo vivere giorno dopo giorno, dobbiamo vivere le situazioni, dobbiamo vivere gli investimenti fatti, le aspettative, cioè ci sono una serie di cose che molte volte giustamente all'esterno magari mancano per fare una corretta valutazione, ma credo che abbiamo anche ammesso alcune responsabilità, perché ripeto, siamo persone che si mettono in discussione giorno dopo giorno. Abbiamo cambiato anche noi delle cose, abbiamo scelto Parlatolo, credevamo in lui, eravamo convintissimi di lui, è stata la prima scelta del Pordenone di quest'anno. E diversamente dagli altri anni, forse credendo un po' di più, abbiamo anche seguito lui in quello che è la costruzione della squadra. E questo credo sia un valore aggiunto, perché insomma lui ha portato due o tre giocatori che conosceva da moltissimi anni, che ha avuto, e quindi devo dire la parte difensiva gli veniva anche molto meglio, voglio dire, certo. Nel senso che non ci ha messo 5-6 partite, certo, per capire un po', sì, giusto, dire, giusto. Il telaio, la cosa, trova la società che fortunatamente dice mi serve questo, no, e quello dire, più o meno arriva, è chiaro, no? Che voglio dire, uno vorrebbe sempre il top, però abbiamo tenuto conto anche di questo nella, certo, costruzione della squadra, credo che... Ci fermiamo ancora un attimo perché dobbiamo parlare ancora di un paio di cose, l'espulsione di Zubin e poi anche di Monte dobbiamo parlare, perché è un tema che oggi ha trovato spazio anche sui giornali. Fra poco però andiamo in pubblicità, fra poco con A Tutto Campo. Oltre 40 anni, Dodo Sport è presente sul mercato con un servizio attento e di elevata qualità, accompagnato da un'offerta di prodotti ampia e completa. Da Dodo Sport a Percoto trovi l'abbigliamento, gli accessori e le scarpe per ogni momento informale della tua giornata. Stile, praticità e gusto sono le caratteristiche delle collezioni che proponiamo per uomo, donna e bambino. E per gli sportivi del calcio e calcetto offriamo un assortimento vasto e completo di calzature e abbigliamento tecnico, fornendo un servizio economico e puntuale anche per le società sportive. Dodo Sport, il negozio per gli sportivi e non solo, da Percoto. Coniglio Natura, il coniglio friulano, allevato all'aperto. La società agricola Vecon è specializzata nell'allevamento dei conigli da carne. Grazie alla salvaguardia della sanità e il benessere degli animali, si possono ottenere carni salubri di primissima qualità. La linea Coniglio Natura comprende l'arrotolato, le coche, gli hamburger, la cacciatora. E per saperne di più, visita il sito www.coniglionatura.com. Un prodotto di altissima qualità e di assoluta eccellenza sulla vostra tavola. Coniglio Natura. Scegli il coniglio friulano, allevato in un'oasi verde. Cerchi casa, Edilco Mozzo fa il caso tuo. Edilco Mozzo vende e realizza per gli enti pubblici e per i privati, dalla ristrutturazione alla costruzione completa di case, palazzine, villa schiera. Zanutta Fadalti, 18 punti vendita, la passione di una famiglia, la professionalità ed affidabilità di un'azienda storica, il punto di riferimento del territorio per i professionisti, gli artigiani e i clienti privati. Zanutta Fadalti offre una vasta gamma di servizi nel settore dell'edilizia, della minuteria, dei trasporti e dell'immobiliare. Per scoprire le nostre promozioni e prodotti innovativi, visita il sito www.zanuttaspa.it o vieni a trovarci nei nostri 18 punti vendita da Belluno a Trieste, passando per lo storico centro di Muzzana del Turniano, Sacile, Pordenone e Udine.
Zanutta Fadalti è il tuo punto di riferimento. Ok, sono sempre io, non so cosa stesse succedendo, quello era un promo. Mi fa impressione vedere due, uno di qua e uno di là, sempre la stessa persona tra cui io, no? È brutto, abbiamo un effetto pauroso. Era un promo, mettiamolo nella fase con l'audio, non così, che non serve a niente, se no multo, Multo che te, Franzoni, che parli quando rientriamo. Va bene. Ok, parliamo di multe. Prima, e poi torniamo ancora un attimo su Pordenone per chiedergli se stanno già preparando, non so se sei già pronto per vincere il campionato Migliorini. Dobbiamo chiedere tutte queste cose qua. Porta sfortuna parlarne già adesso. Direi. No, sì, l'ho detto in premessa che siamo all'ottava giornata. Quindi. Però sì, io ho capito che porta sfortuna Franzoni, ma te lo dico, cioè, se questo è uno scontro che dà un segnale, insomma, questa è una squadra che può vincere il campionato, dai. Ma è no, può, togli, cioè, Pordenone in questo momento sta dimostrando di essere la squadra da battere. Detto questo, okay, manca 22 giornate. Fatta venerdì sera a De Rossi, no? Sull'ottava vittoria della Roma. Beh, un po' diverso. Sì, un po' diverso, però dice, dopo chi negli anni passati, dopo 8 giornate, a punteggio pieno, poi ha vinto lo scudetto. Ma io non credo che stasera credo che sia un buon auspicio, no? È un buon viatico avere 24 punti e non bisogna fatto neanche nulla, abbiamo fatto 8 vittorie, sì. Esatto. E non abbiamo, voglio dire, avevamo fatto un precampionato, ripeto, una team K di alto livello, voglio dire, sommiamo tutto, quindi ripeto, non è che ci sono gli indizi giusti, però detto questo, ripeto, siamo consapevoli delle nostre potenzialità, qualità, della nostra forza, del nostro gruppo, di tutta una serie di fattori interni e esterni che sono positivi. Detto questo, dobbiamo domenica dopo domenica riconfermare, ditemi solo, parliamo fra poco delle multe, allora, visto che ci siamo, ditemi solo allora, mister D'Agostini, se quel blackout che abbiamo visto del Pordenone con i pari del Marano è, come dice, ha detto Migliorini, è una cosa da approfondire, quello come lo leggiamo nella partita di ieri? Lo leggiamo che il Marano è una squadra forte, okay. E quindi ci sta nel corso di 90 minuti che una squadra forte ti metta in difficoltà, cioè, ma è normale, credo che sia normalissimo. Allora, però, se da una parte un campanello d'allarme, dall'altra parte dice che il Pordenone ha una squadra forte, dai. Poi cioè, una squadra... Allora, Migliorini può sicuramente essere cauto, legittimamente cauto, ed è giusto, credo, che la società che dia, cioè, dei segnali che non siano di assoluta euforia, però dobbiamo dire che i segnali ci sono. Se è corsa 2 ci sono 5 punti. Senza se non c'è. La corsa 2 adesso non è che voglio fare l'opinionista. Non ci sono 5 squadre come lo scorso campionato, anno. Tutti gli addetti ai lavori avevano sentenziato che Pordenone e Marano sarebbero state le due super favorite del campionato. No, la Triestina non l'abbiamo mai detto, però qualcuno lo diceva, ma forse sbagliava, però lasciamo un attimo stare la Triestina. In questo momento il Pordenone è partito benissimo, sta facendo bene, ha preso 0 gol finora. Il dato incredibile. Ed è lecito credere che sia la favorita in questo momento numero uno, ma non per questo, perché ieri il Marano ha perso 2-0, sicuramente pensano che si, certo, è finito il campionato, perché è lungo. Vediamo l'espulsione di Zubin, prepariamo l'espulsione di Zubin, perché questo è il tema invece che può preoccupare, o non preoccupa, visto che comunque ci sono Zanardo e Maccan, perché da una parte c'erano Cunico e Bonazzoli in panchina, tanta roba, dall'altra Zanardo e Maccan. Migliorini. Dico, è chiaro che non avere Emil, insomma, saremo qua... sarei stupido a dire che, insomma, è un uomo importante. Doveva evitare questa cosa qua. Ma sì, allora, chi lo conosce, sicuramente tutti conoscete, Emi è il più dispiaciuto, perché credo che nella sua carriera non abbia mai l'anno scorso ha fatto una giornata di squalifica su quarta ammonizione, quindi questo è Emi Zubin, e credo che il passato dica la stessa cosa. Nella realtà
se poi ho visto lo zigomo che aveva ieri, che era in cui aveva preso sicuramente un pugno, è chiaro che lì ha avuto una reazione che lui ammette, si assume le responsabilità, però ripeto, ha preso un pugno sullo zigomo. Sì, aveva cominciato Ballarin, questo sì. Tutti e due. Esatto. Rosso entrambi, certo. Questa è la decisione giusta. Certo. L'arbitro alla fine però ha dato rosso solo a Zubin. Pulito e adesso solo la reazione. È la reazione, però quante giornate si rischia? Minimo 3. Capitano prende 3-4 giornate, credo. Quello 3 se va bene. Ma credo che 3 sia con 3 si può il numero, no? Però ripeto, lo zigomo l'arbitro l'ha visto, credo che ne terrà conto, quindi sicuramente adesso vedremo però le cose come andranno, ma poi chiederemo. Prego. A me Makan mi è sembrato molto motivato, cioè l'ho visto entrare con grande motivazione ieri, quindi credo che abbia anche voglia di far vedere chi è. È vero. E questo, secondo me, è vero che in questo momento Zubin è un giocatore fuori categoria. Assolutamente fuori categoria. Però, cioè, chi prenderà il posto di Zubin, dico teoricamente, poi c'è un mister che fa le sue scelte. Ma insomma, Makan è Makan, voglio dire abbiamo fatto una squadra, voglio dire, con una in previsione. Credo che davanti, insomma, Zanardo, Zubin, Makan, Florian. Se ci metti Berzotti, un attacco non indifferente. Certo. È chiaro che dispiace, però credo sia anche una possibilità di dimostrare agli altri il loro valore, che sicuramente vedo i vigili pronti a fare le multe. Però prima voglio, visto che stiamo parlando tanto di Serie D, voglio spendere una parola con Antonino De Blasio e Francioni su Triestina e Sacilese. C'è corso al 2, abbiamo letto Pordenone e Marano sotto, tra le migliori c'è la Sacilese. Come l'avete vista oggi a Rocco? Abbiamo le immagini, concessione Rai. A me è piaciuta molto, ha giocato molto bene, per secondo me ha sempre tenuto il pallino del gioco, forse un 70% di possesso, ma al di là del possesso ha giocato secondo me in maniera esemplare. Una squadra, l'avevo sentito dire a mister De Agostini, l'ho vista oggi, è una squadra che secondo me è di futuro avvenire, con molti giovani e quindi molte buone possibilità di fare un campionato a ridosso delle prime. Scusate, io devo fare questa domanda a Migliorini, un po' brutta, diciamo così, no? Se posso anche non rispondere. In caso sì, se dovesse dire ai dirigenti della Triestina, loro hanno Rossito, Turci e Sessolo, gran parte del Pordenone che non è che non ha funzionato, non ce l'ha fatta, gli direbbe che ha sbagliato qualcosa la Triestina? No, io parlo. Non mi piace, non mi è mai piaciuto parlare degli altri, ognuno fa le scelte. Io sono convinto che parliamo di tre persone di valore, non devo qui dirlo io, voglio dire, il momento è così, è una squadra fatta anche all'ultimo momento, quindi sono una serie di componenti. Ripeto, io gli auguro le migliori cose, però ognuno fa le proprie scelte, io parlo di quelle della mia società. È curioso però, Francione, no? Che la Triestina abbia proprio gran parte di quello che era il Pordenone dell'anno scorso, i suoi simboli, no? Ma insomma, voglio dire, Turci e Rossito sono lì da tre partite, non hanno cominciato con la Triestina. Ma loro sono due tecnici che probabilmente faranno molto bene, però. Ma sono appena arrivati, anche Max comunque aveva cominciato nel Bogliasco, anche Sessolo, quindi è arrivato in uno scambio di mercato con Taddeucci. Cioè provocavo, Sai che provocavi, è la tua specialità. Io ti dico che la Triestina vista oggi, no, premesso, la Sacilese, questa è la terza volta che la vedo e secondo me, senza offesa per nessuno, a livello di gioco è la squadra che fino adesso mi ha più impressionato, perché gioca veramente un bellissimo calcio. Fra l'altro, oltre ad averla vista oggi, l'avevo vista col Pordenone, e il Pordenone veramente aveva sudato le proverbiali 7 camicie per portare a casa il risultato, e anche a Marano non meritavano di perdere, ma meritavano di vincere. Detto questo, incontrava una Triestina che è in difficoltà
che non vince di classifica mai. Che non vince, due partite che non vince, aveva vinto il derby due domeniche fa. Francio? Sì, ma è una squadra che ha problemi, altrimenti non avrebbero cambiato allenatore. No, Massimo. Certo. Quindi no, ma non sono è tanto appena... la squadra. No, vabbè, mi sento a Trieste, mi piacerebbe sapere cosa ne penso. Non è... prima c'era Costantini, adesso ci sono Turci e Rossetto. Quindi c'è il problema, ma che scelta hanno fatto? Hanno la bacchetta magica, no, sono... Turci e Rossetto è la società. È la società. Massimo, oggi bisogna dire che la squadra è uscita tra i fischi del pubblico, ecco. Ma la squadra o la società che non funziona? E dobbiamo parlare di queste cose, siamo allora, la classi- qua. Allora, la, stiamo parlando di Serie la B, di Trieste, la Triestina, la Triestina no. Probabilmente non è costruita realmente per quello che erano gli obiettivi che forse ha dichiarato la società o che forse pensavano i tifosi. È normale che ci sia del malumore da fate parte vedere dei vedere la classifica della Serie Massimo, B. Fammi finire questo concetto. È normale che i tifosi siano arrabbiati, gli ultras contestino e tutto. Secondo me in questo momento va detto, signori miei, guarda, la realtà però, della Triestina sono 8 punti, facciamo quadrato tutti insieme, società, squadre, tifoseria, e cerchiamo un passo alla volta di venire fuori da questa situazione. Questa quindi lotterà fare. Per non retrocedere. Ma primo posto o secondo posto non credo che possa raggiungerlo, anche perché lì, a mio avviso, questa è la mia opinione, a dicembre va ribaltata la squadra. Va cambiata completamente. Quindi vedi che stiamo parlando di ma società. Ma credo, credo, parlando con la società, perché comunque conosco un po' di gente della società, che l'intenzione è di arrivare a dicembre nel miglior modo, facendo più punti possibili, e di intervenire sul mercato. Ok, Diego Steni. Sensazione che ci sia poca conoscenza di questo campionato. Secondo me. Questa è una bella frase, perché, una bella opinione. Perché è una squadra costruita... Insomma, stiamo parlando della Triestina. Esatto. C'è poco da fare, esatto. Stiamo parlando della Triestina. Allora, stiamo parlando della squadra di prima. E secondo me bisogna essere chiari. Questa è una squadra che secondo me in questo momento farà fatica ad arrivare ai playoff. Bisogna dire le cose come stanno. Anche perché, tra le altre cose, giocare a Trieste non è come giocare dalle altre parti. C'è un pubblico che pretende. Gli stessi tifosi non conoscono la categoria perché non sanno che cos'è la Serie D. Tutti, uno parla della Serie D e pensa sempre che sia una categoria di dilettanti, che tutto è tra una categoria di dilettanti, anche perché questo, rispetto a tutti gli altri, è il campionato più difficile di tutti, perché vince una sola. L'anno scorso è andata bene alla Vecom, che ha vinto i playoff, ma devi vincere tutti i playoff per arrivare su. È il più difficile da vincere, perché certo, qua arrivi secondo e hai già fallito il campionato. E quindi molti giocatori che magari da altre parti sono bravi, a Trieste c'è un palato fine, una pretesa. Cioè, da altre parti perdi una partita, la sera prendi la tua carrozzina, te ne vai in giro per la città, per il paese. A Trieste non è così, la gente ti contesta, ti aspetta fuori, le pressioni che hai sono differenti, quindi giocare a Trieste è anche molto più difficile, quindi diventa complicata la situazione triestina, molto complicata. Assolutamente. Allora, ultima cosa, poi chiudiamo questo capitolo, visto che c'è Giancarlo Migliorini, oggi il gol della Triestina l'ha segnato Sessolo, quest'estate ricordo benissimo Piancavallo quando proprio lui era fuori a discutere con i tifosi proprio sul capitolo Sessolo, dopo 8 giornate col Pordenone in testa, ha qualcosa da chiosare con i tifosi su quel capitolo, per dire, sono scelte che si devono fare? Ma ripeto, io quella, tu hai citato quella sera lì, ci ho messo quasi 3/4 d'ora a discutere con i tifosi perché non avevano digerito male questa decisione della società, che poi voglio dire, è stata una decisione della società, però in realtà è stata anche una posizione che poi non è neanche stata, però ripeto, diciamo che è stata della società. Però io credo che voglio dire, nel senso che poi anche il giocatore aveva percepito probabilmente, però c'è un tecnico, c'è una società, ci sono delle decisioni come in tutte le aziende, ripeto, il valore della persona, il valore del giocatore, quello che ha dato per la maglia è indiscutibile, ripeto, non si discute. Il costruire una squadra, ci sono motivazioni tecniche, ci sono delle caratteristiche che possono andare bene in un'intelaiatura oppure no, quindi
è difficile fare decisioni, però insomma umanamente dispiace, poi dal punto di vista del giocatore credo che una certo. società debba anche fare delle scelte. Allora, la verità Massimo, sai qual è? Dimmi. Dopo la discussione che ha avuto il direttore a Biancavallo, che se adesso il Pordenone avesse 13-14 punti rinfacerebbero l'assenza di Sessolo. Le cose vanno bene, è giusta, ma perché così il tifoso è così. Ma la spiegazione penso che l'abbia data prima, cioè hanno dato in mano una gestione tecnica al tecnico che fa delle scelte, con tutto rispetto. Bisogna fidarsi della società. Adesso i tifosi hanno avuto una grande risposta dalla società, no? Io voglio dire sì, però adesso non vorrei scaramentare tutta la responsabilità sul parlato, perché se poi le cose non girano è colpa della società. No, ripeto, la società ha dato molta attenzione a quello che il tecnico diceva, poi voglio dire le scelte, e Francio lo sa, le abbiamo sempre fatte. No, non è un'accusa, è un dato di merito, questo non è un'accusa. Io voglio dire, non vorrei caricare sulla schiena di parlato e tutto il bene e tutto magari il male, per quale cosa va, questo voglio dire. Assolutamente. Abbiamo dato forte attenzione, abbiamo ascoltato il tecnico, ci siamo confrontati tutte le sere, voglio dire, non so quante cene abbiamo fatto quest'estate, quindi devo dire è stata una scelta condivisa. Direttore. No, lo so, però voglio dire, abbiamo cominciato a lavorare molto presto, ma non è un'accusa, voglio dire, non vorrei scaraventare addosso, ho parlato tutta la responsabilità delle scelte, molte le ha fatte lui. Tante le abbiamo fatte insieme, le abbiamo condivise. Ma questo è una cosa di merito, perché avete fatto gli ultimi impopolare, c'è un'altra cosa, ne parliamo finalmente. Chiudo questo capitolo dicendo che comunque la società Pordenone negli ultimi anni è stata criticata più o meno, insomma, quando invece in questo momento Pordenone è una piazza importante, abbiamo visto una città che vive di calcio di nuovo, e io penso che da Lovisa, passando per Migliorini fino a Pinzinga, abbiamo citato tutti, meritano in questo momento i complimenti di tutti. Ma complimenti, e poi meritano, per tutto il movimento friulano, avere una squadra nei professionisti. Questo è il discorso giusto. Farebbe bene giusto, a tutti i settori giovanili, a tutti quanti. Devo parlare di questa cosa qua, perché la regia ha quell'immagine fissa da circa 10 minuti, no? Perché l'avevo lanciata un'ora fa questa cosa. Impopolare è stata questa scena che abbiamo visto ieri. Io sono rimasto francamente allibito, visto che abbiamo curato noi insieme alla società l'appello del sindaco Pedrotti per venire allo stadio, e ci sono state 100 multe, queste sono le immagini che noi abbiamo girato, 5 vigili hanno tappezzato di multe le macchine fuori dal bottecchia, se qualcuno vuole intervenire anche per parlare. Massimo, stai facendo l'italiano, mi dispiace dirtelo, stai facendo l'italiano. No, questo qua è un regolamento, se i vigili vengono chiamati devono fare le multe. C'è il buon senso che vale più del regolamento. Ma se uno che non gliene interessa, uno che abita lì nei dintorni e non gli interessa niente della partita e chiama i vigili, vuoi gli eventi tu? Dimmi, no, risposta, facciamo così, ti interessano? Cosa vuol dire vuoi gli eventi? Ti interessano? No, allora troviamo i parcheggi per gli eventi, è diverso Massimo, eh? Ma che discorso c'è questo? Allora dobbiamo andare, ripetiamo le immagini, che fastidio davano. Ma se uno ha chiamato i vigili, questa è la domanda che faccio, adesso faccio io una domanda, se uno chiama i vigili che non gliene frega niente della partita, perché gli dà fastidio la macchina di qua e di là, e fanno le multe, vigili. Allora il discorso è che i vigili hanno approfittato. 100 multe hanno tappezzato. Massimo, farà il loro lavoro. Ce n'era una. Erano in divieto fuori le macchine? Ok, erano in divieto. Cioè, sono dalla parte della legge i vigili o no? Cioè, certo che dà fastidio, però. Io dico che così non favoriamo gli eventi. Ancora tu con questi eventi, guarda, se la cosa. Cioè, secondo me. Voglio sentire il parere anche dei migliorini su queste immagini. Allora, oggi il press ha fatto un ringraziamento, oggi credo sia uscito sul sito un ringraziamento per il bellissimo pomeriggio di ieri, al di là della grossa prestazione ma anche di tutto il corollario che ci stava dietro, l'affluenza del pubblico. Giustamente, ma quel che condivido, ci siamo confrontati molto ieri sera su questo, l'unica nota negativa è stata questa, insomma. È chiaro che il regolamento condivido, io non sono uno che fa finta che le cose non esistano e che bisogna, però ripeto, su queste cose sarei un po' cauto, nel senso che è difficile portare la gente allo stadio, lo stadio è collocato in una zona sicuramente non fortunata, non facile, si parla di questo parcheggio a 300 metri, forse visto l'evento, vista la spinta,
si poteva far transitare lì una pattuglia a Luna e fare un po' di prevenzione e dire guarda che a 300 metri c'è, oppure si poteva dire società stampa nei giorni precedenti, cerchiamo di dare indicazioni precise su questa cosa qua. Questo è il discorso che è fatto. Per cui ripeto, lì c'erano macchine che hanno preso la multa, che so che da 7 anni c'è gente che la mette sempre lì, non l'ha mai presa. Quindi ripeto, credo, nonostante ripeto ci sia un regolamento, una legge da rispettare, che poi ci possa essere considerato l'evento. Cioè, siccome noi auspichiamo che di situazioni del genere, nel senso che di afflusso di persone allo stadio, quest'anno ce ne siano tante, no? È possibile insieme con il comune, quindi i 5 vigili farli venire prima, non dopo elevare le multe, a concordare un piano. Allora, io credo che quello che è successo non sarà difficile. Quello che sarà difficile, è antipatico, no? E ha creato un precedente. Credo che anche noi a questo penso punto penso che ci sia una sensibilità. C'è arrivata un'email ieri sera. Io vi dico che domani molto probabilmente la società prenderà un'iniziativa proprio per andare incontro a tutti questi sportivi, però la stiamo cercando di definire domani, sicuramente faremo qualcosa. Trattasi di autogol, cioè sinceramente. Comunque ci potrebbe essere un bel gesto del comune, del comando dei vigili, che portate chi ha preso la multa, portate qua che ve la togliamo, guarda che le tolgono le multe ogni tanto. È una città che vive, allora diciamo che qualsiasi comunità vive di sport, e il Pordenone potrebbe diventare una società importante per il Friuli Venezia Giulia, proprio nel calcio, visto che Triestina così, tra l'Udinese e la seconda squadra del Friuli c'è un abisso, e quindi potrebbe diventare una società importante. Quindi secondo me un evento del genere va trattato, io dico, certo, cioè secondo me questa non esiste, non per me, così, per me non esiste, per me non due esiste. Cose. Figuraccia. Io non esiste. Al Friuli sono stato molte volte, in certe partite voglio dire si parcheggia sopra i marciapiedi, sulle aiole, ma è normale. Ci sono i vigili lì e non succede nulla. Credo che, voglio dire, al Forum di Pordenone, tanto per dire, una partita di cartello di Serie A o di Serie B di qualche anno fa, considerati i parcheggi che ci sono davanti ai vigili del fuoco, credo che la gente parcheggi. Ma quando si va ai concerti, allora, dai, è uguale. Facile il mister che fa questa affermazione, non ha anche la patente, eh? Bravo. Facile, perché non ha problemi di parcheggio. No, io non sbaglio, io scuola non sbaglio, assolutamente. Io non sono arrabbiato, io non l'ho presa, però Davide Pettarini, bene, eh? A me è andata bene, Davide, perché sono tu molto che sei bravo. Il signore pagherai la multa di Pettarini. No, ci pensa, mi ha detto già Migliorini per Pettarini. Ne ho tante, perché voglio dire, no. Faccio la lista di tutti quelli che conosco e anche i nostri dirigenti, perché c'è la compagna di Claudio Canzean, Gianni Camatta, tutte se devo dire mio fratello, per dire quelli molto vicini, avrei una dovrei fare un conto a fine mese sul mio bilancio. No, anche perché voglio dire, la cosa curiosa potrebbe essere ha parlato l'iniziativa del Pordenone. No, domani sicuramente. Però anche se il Pordenone prende una posizione, non so quanto sia facile, perché 100 multe, anche dire ok. No, allora noi, non è chiaro. È che più dell'ingresso dello stadio, voglio allora, dire. No, non prenderemo questo. Io credo che domani faremo un'iniziativa, farete qualcosa, okay. Faremo un gesto per venire incontro e per dare un segnale, insomma, di far ragionare o pensare tutti insieme che questi casi non succedono. Posso dirti che è stata una cosa veramente simpatica, che l'appello del sindaco, venite allo stadio, venite, che e poi si è autofinanziato con le multe, 100 multe, insomma. Sì, è vero, così suona, no? Qualcuno mi ha dato una mail, ha detto c'era il parcheggio, il Candiani, può essere, ha detto bastava fare ancora qualche passo e avevate il parcheggio. Ok, insomma, comunque dai, si poteva gestire meglio. Chiuso. Adesso cambiamo argomento. Abbiamo parlato tanto di Serie D, abbiamo parlato giustamente tanto di Pordenone. Stasera, dopo la trasmissione, ci sarà una sintesi ampia, una mezz'oretta, potete godervela, rivedete tutte le immagini, tutte intensamente in quella mezz'ora di uno scontro importante che segna un passaggio in questa stagione del Pordenone. Vi ricordo che poi c'è martedì l'approfondimento alle 20 e vi ricordo anche che grazie anche al
lavoro che abbiamo ormai da due stagioni, questa è la seconda stagione col Pordenone Calcio, approfitto per ringraziare Giancarlo Migliorini, no, io approfitto l'abbiamo studiata insieme. Per ringraziare voi per la vostra professionalità. Grazie, volevo sottolineare che per esempio domani ci sarà una bella clip che farà vedere tutto quello che è accaduto ieri, tranne le multe, e una cosa importante, noi ogni domenica pomeriggio, quando gioca al Pordenone, siamo collegati e facciamo anche dei collegamenti in diretta sul campo dove gioca. Questa, se mi permetti 10 secondi, sì. A chiudere un sabato pomeriggio molto felice per mille motivi, ne abbiamo parlato molto, vorrei sottolineare un'iniziativa che, in cui abbiamo creato questa asta delle maglie del Pordenone che ha giocato a Pescara. Con lo sponsor FVG, Turismo FVG, abbiamo messo all'asta queste maglie, abbiamo, grazie ai tifosi, gli sportivi, abbiamo raccolto 1900 euro che abbiamo consegnato all'area giovane del Crodi Aviano, al dottor Mascherin che la conduce, perché c'è un rapporto con lui nato ancora lo scorso anno che ci vede molto vicini a questa struttura con grosse difficoltà. È importante sottolinearlo. Bene, adesso facciamo una pausa pubblicità, poi c'è l'eccellenza, il momento della provincia di Pordenone, proprio perché in eccellenza c'è prima l'Azzanese, e parleremo del derby, vedremo ancora tante immagini, anche il Cordenons che è primo in classifica invece in promozione, immagini che potete vedere fra poco. Se ci fosse la Netto Stampa vostro, Michele qua adesso la sarebbe con un Forza Pordenone, vero Migliorini? Noi ci limitiamo a dire pubblicità, a fra poco. Oltre 40 anni, Dodo Sport è presente sul mercato con un servizio attento e di elevata qualità, accompagnato da un'offerta di prodotti ampia e completa. Da Dodo Sport a Percoto trovi l'abbigliamento, gli accessori e le scarpe per ogni momento informale della tua giornata. Stile, praticità e gusto sono le caratteristiche delle collezioni che proponiamo per uomo, donna e bambino. E per gli sportivi del calcio e calcetto offriamo un assortimento vasto e completo di calzature e abbigliamento tecnico, fornendo un servizio economico e puntuale anche per le società sportive. Dodo Sport, il negozio per gli sportivi e non solo, da Percoto. Coniglio Natura, il coniglio friulano, allevato all'aperto. La società agricola Vecon è specializzata nell'allevamento dei conigli da carne. Grazie alla salvaguardia della sanità e il benessere degli animali, si possono ottenere carni salubri di primissima qualità. La linea Coniglio Natura comprende l'arrotolato, le cosce, gli hamburger, la cacciatora. E per saperne di più, visita il sito www.coniglionatura.com. Un prodotto di altissima qualità e di assoluta eccellenza sulla vostra tavola. Coniglio Natura. Scegli il coniglio friulano, allevato in un'oasi verde. Cerchi casa, Edilca Omozzo fa il caso tuo. Edilca Omozzo vende e realizza per gli enti pubblici e per i privati, dalla ristrutturazione alla costruzione completa di case, palazzine, villa schiera. Zanutta Fadalti, 18 punti vendita, la passione di una famiglia, la professionalità ed affidabilità di un'azienda storica, il punto di riferimento del territorio per i professionisti, gli artigiani e i clienti privati. Zanutta Fadalti offre una vasta gamma di servizi nel settore dell'edilizia, della minuteria, dei trasporti e dell'immobiliare. Per scoprire le nostre promozioni e prodotti innovativi, visita il sito www.zanuttaspa.it o vieni a trovarci nei nostri 18 punti vendita da Belluno a Trieste, passando per lo storico centro di Muzzana del Turniano, Sacile, Pordenone e Udine. Zanutta Fadalti è il tuo punto di riferimento. Amici di tutto campo, l'ultimo.
l'ultimo giovedì del mese parleremo di calcio dilettanti in prima serata alle 21. Si parte giovedì 24, il primo tema dedicato agli arbitri, intervista al presidente Massimo Della Siega. Con i nostri ospiti parleremo di questo tema, lo analizzeremo e poi il riepilogo di quello che è stato il calcio regionale. E rivedremo le migliori giocate, analizzeremo le squadre più e le squadre meno. Vi aspetto giovedì 24 ottobre alle 21 con l'intervista a Massimo Della Siega. Si parte giovedì alle 21. Vi aspetto a tutto campo. Il meglio. Ecco, questo era il promo, quello lì vi aspetta giovedì, insomma, quello che avete visto. Vediamo un po' di gol. Allora, Benetto, è il momento della provincia di Pordenone. Cordenose primo in promozione girone A, ad esempio, oggi ha battuto Lignano. Vediamo le immagini, se la nostra regia è pronta, della vittoria del Cordenose. Era la prima di Flaborea a Lignano, esordiva in casa. Non basta il gol di Virgolini, poi c'è la rimonta, il secondo gol consecutivo di Virgolini, anche un po' fortunato, bisogna essere sinceri, però poi il Cordenose rimonta, lo abbiamo detto domenica scorsa, De Blasi è molto probabilmente l'anno di questa squadra qua. Sì, è sicuramente la stagione giusta per poter fare il salto di categoria. La partita non si era messa benissimo, anche con il gol un po' fortunoso di Virgolini, poi pensa, mi pare Sacher prima e poi il secondo gol, ecco, non so, non vedo il numero, però ha rimediato alla grande, ma Dio, ha rimediato alla grande, non ho visto il marcatore, scusate, ma il primo sembrava Sacher, sì, Sacher. Potrebbe essere Madia entrato nella panchina. Sì, quindi potrebbe essere la stagione giusta per un'altra pordenonese da inserire nel campionato di eccellenza. Anche perché si allontana da questo Cordenon, si allontana anche il Torre, oggi battuto dal Prata che collabora col Pordenone con il presidente Maccan, oggi ha vinto 1-0, abbiamo le immagini anche di questa sfida importante della promozione girone A, passo falso quindi del Torre in questo senso, tutti i segnali buoni di Agostini per Franco Martin, no? Sì, beh, insomma, chiaro che Giulio è persona particolare, io il primo campionato che ho allenato Giulio Azzano, abbiamo vinto il campionato, insomma, come giocatore indiscutibile. E di questa partita è chiaro che io sono di parte, perché nel Prata gioca mio figlio e quindi faccio il tifo in maniera proprio totale, quindi a parte la simpatia per il presidente Maccan, che insomma uno dei grandi personaggi del nostro calcio, è chiaro che insomma oggi ho tifato senza alcun ombra di dubbio Prata e sono molto felice di questa vittoria, molto importante, perché battere il Torre è un risultato importante, perché il Torre rilancia il Prata anche, no? Sì, peccato per quella disavventura della prima partita, avevano perso quei tre punti in malo modo per aver fatto giocare un giocatore squalificato, perché altrimenti adesso anche loro sarebbero a 4 punti dalla prima. Comunque stanno facendo un buon campionato. Tra l'altro oggi hanno giocato con un 93, 3-94 e un 95 in campo, cosa da tenere in grande considerazione, sono 5 fuori quota, quindi molto bravo anche mister Giavone per il lavoro che sta facendo. Insomma, in promozione girone A ci pare di capire che è corsa al Cordenose e Flaborea ci vorrà un po' di tempo. Francio, che fatica Lignano quest'anno, oggi non era proprio la partita ideale, difficile, no? Sicuramente, però Flaborea è un ottimo mister, secondo me a Lignano c'è tanta qualità, ma come gli abitanti di Grado, insomma, lo iodio un po' influisce delle volte su quindi ci serviva un sergentone, un po' di ferro, un esperto navigato, come lo è stato poi Grillo, che ci aveva sistemato un po' tutti quanti, quindi credo che il lavoro di Flaborea o Flaborea si vedrà alla lunga, ma credo che Lignano abbia tutte le qualità per venirne fuori. Abbiamo una telefonata, vediamo chi è in linea, se la regia è pronta, sentiamo. Pronto? Pronto? Sì, buonasera, con chi parliamo?
Buonasera, senta, volevo chiedere al signor Migliorini, sì, che è lì in studio, volevo chiedere a che punto è quel ricorso che hanno fatto per i tre punti di... Col mezzo corona. Sì, col mezzo corona, esatto, esatto, sì. Prego, Migliorini. Buonasera. Buonasera. Abbiamo inoltrato il ricorso, adesso ci saranno le 2-3 settimane, credo, minime, perché il giudice sportivo a Roma definisca sentenze su questo. Noi siamo molto confidenti di portare a casa ricorso, in quanto la normativa è molto chiara, in cui l'articolo 22,6 parla che un giocatore squalificato che cambia società a fine stagione o anche in corso di stagione e si porta in dote la squalifica la deve scontare nelle partite ufficiali della prima squadra. E c'è un'unica, ho sentito delle posizioni che parla di settore giovanile, però la Berretti e la Junior Nazionale sono, non fanno parte del settore giovanile, ma fanno parte una della Lega Professionisti e l'altra della Lega Nazionale Dilettanti, e quindi voglio dire anche questo tipo di eccezione credo non sia realmente sostenibile. Bene. Sì. Siccome avevo letto lì sui giornali che parlavano che aveva già scontato questa giornata di scuole. No. Allora, la Lega Professionista è molto chiara, c'è un comunicato a fine stagione che dice: queste sono le squalifiche a scontare la stagione 2013-2014. Il giocatore, come gli altri due, Slongo e quello del Ripa Fenadora, dovevano scontare una giornata. Lui ha sempre giocato, anzi devo dire, ha sempre giocato 6 partite, quindi o è entrato in campo o da titolare o sostituito, quindi non l'ha mai scontata. L'unica partita, credo col draw, lui era in panchina, non è entrato neanche un minuto, però il regolamento che qui è molto chiaro, che dice che un giocatore che è in lista, anche se non entra in campo, non si ritiene scontata. Quindi anche da questo punto di vista c'è chiarezza. Spiegazione completa, grazie per la sua chiamata. Grazie. Migliorini è stato molto chiaro, aspettiamo la sentenza. Se è pronta Azzanese Fontanafredda, direi di andare con il derby, con questa vittoria di una grande Azzanese. Vediamo. Azzanese Fontanafredda, il derby tra le prime due dell'eccellenza. Corner, pallone a centro area, la girata, poi il colpo di testa, è 1-0, Azzanese 1, Fontanafredda 0, il colpo è di Carniello. Non sono convinto che sia Carniello. 1-0 Azzanese, un po' rocambolesco. Ti confermo la ragione, il gol di Fagotto. Incredibile, Roman Del Prete in area col destro, Gorgato corre a riprendere, si arrabbia tantissimo con Spadotto. Attenzione a Roman Del Prete, il dribbling fermato, arriva Grotto, il dribbling di Grotto, il destro fuori di un soffio, Grotto, che bella giocata. Attenzione a questo retropassaggio, piccolo e bravo, però arriva palla a Carniello. Carniello ancora, entra in area molto bene. Beffato sul suo palo, la giocata di Carniello, la giocata di questo folletto che corre via. Azzanese 2, Fontanafredda 0. Grotto, ancora lui dalla bandierina, però ancora sul primo palo, la girata, esce Gorgato bene. Spettacolare. Che bella la giocata di Olivotto, poi sul primo palo piccolo mette in angolo Olivotto. Azzanese tutta insieme e sta facendo benissimo. De Pin, Carniello, ancora sulla fascia destra Azzanese che gioca. Carniello, il triangolo bellissimo con Dalcin, palla al centro, arriva col destro, ma piccolo, compie una grandissima parata su Nonis, però questo è bel calcio. Olivotto, la tiene lì, la domestica con grande classe, poi continua la sua azione personale, cede palla sulla destra, il cross, Olivotto di testa, alto, fuori di pochissimo, arriva palla a tocchetto, la
cerca di gestire, cerca di trovare lo spazio, si gira, solo l'illusione del gol. Ma che illusione però. Fontanafredda alla girata sotto porta di Salvador. Fuori e brividi per Gorgato. Dal Cing ancora, come sempre, Carniello vuole andare via, se la mette sul sinistro, la trova Piccolo che la tiene lì. Su Grotto c'è Strassiotto, c'è anche Olivotto, raddoppio, va via bene però. Calcio di rigore. 47esimo, forse è troppo tardi, ma prova a metterci la firma Tonizzo su questo incontro che è stato solo, che ha parlato solo di Azzanese, ma adesso c'è la firma di Tonizzo, c'è anche il Fontanafredda. Finisce 2-0 quindi per i padroni di casa, grazie a mister De Agostini. In testa all'eccellenza c'è mister Giordano con i suoi ragazzi. È un po' una sorpresa. Azzano Recipo, no, Azzano Primo. Ok, era scontata, era una scontata. Delle battite più tristi che si siano mai sentite in televisione. Era scontata, ma l'abbiamo detta. Comunque abbiamo detto anche delle cose errate, che ci ripetiamo spesso, quel 2-0, perché è arrivato tardi il gol di Tonizzo e abbiamo dato per scontato finisse 2-0, finita 2-1. Però abbiamo detto anche bel calcio. Sentite cosa ha detto De Pieri, prepariamo l'intervista, un minuto. De Pieri su questa partita, c'è anche la risposta di mister Giordano e poi ne discutiamo. Vediamo. De Pieri e Giordano. Ci siamo, intervista. Forse. Se non ripeto io. Regia, abbiamo, non so, ci sono dei segnali. De Pieri, riprovo, De Pieri e Giordano, l'intervista. Non no, non mi ascoltano. Ok, passiamo l'impasse. Allora, se non so, qualcuno venga a comunicarmi, non so se ci siamo o meno. Sono scappati probabilmente. Sì. Secondo me c'è più paura. Magari non siamo. Ridono ancora per la battuta di Azzano Primo. Oppure allora, noi non lo sappiamo, ma non siamo neanche in onda. Allora sono già andati via. Già andati e continuiamo via a parlare. Sono già mangiato la prima. Azzano, allora, prima di parlare di quella cosa di De Pieri, aspettando comunicazioni dalla regia, per quanto Azzano Primo? Beh, sai, l'eccellenza ormai negli ultimi anni ci ha abituato ad essere un campionato abbastanza equilibrato, anzi l'anno scorso Malazzaneta era già protagonista, c'era Monfalcone, Triestina, quest'anno secondo me è un po' è più aperta la lotta, però Lazzanese gioca, ero anch'io a vedere la partita di ritorno da Pordenone, Lazzanese gioca un bel calcio, rapido, veloce, mi sembrano forti in tutti i reparti, mi sarebbe piaciuto magari vedere il Fontanafredda al completo, perché purtroppo questa è una categoria che magari Fontanafredda secondo me è costruita molto bene, però non ha grossi ricambi, quindi perdendo Moras, perdendo Malerba, ecco che comunque due dei migliori giocatori che ha questa squadra erano assenti e questo ha favorito sicuramente l'Azzanese e ha indebolito il Fontanafredda. Detto questo, mi ha stupito perché gioca veramente un bel calcio l'Azzanese. È un grande allenatore, secondo me, De Blasio. Secondo me sì, è una squadra costruita, secondo me, nel solco dell'Azzanese dello scorso anno. E in più a Tocchetto e Carniello che secondo me sta facendo un salto di qualità. Per il resto l'ossatura è quella dello scorso anno, in più si è aggiunto Rivotto, quindi molte frecce nell'arco dell'Azzanese e in più un anno in più di Giordano che sicuramente sta dimostrando di essere all'altezza della squadra che guida, ecco. Consentimi di dire che rispetto all'anno scorso hanno perso Zusso e Paciulli che erano due giocatori, insomma, per la categoria molto forti, nonché Fantin. A inizio campionato Tocchetto, me lo ricordo sia a Pordenone che a Sacile, meno bene rispetto a Pordenone con problemi fisici, ma alla fine sono stati bravi l'Azzanese perché hai perso comunque tre giocatori che fa la differenza in eccellenza e sei riuscito a coprirli con... Insomma. Ma infatti secondo me... Scusatemi, questa trasmissione piace a tanti, però quest'anno ho solo pubblicità, mi devo fermare ancora. No. Perdonatemi, se non so quante... Troppi sponsor. Troppi, veramente, dobbiamo togliere quasi, se veramente diventiamo troppo ricchi. Se sponsor pagasse le multe della gente che... Potremmo proporre, ok. No, fortunatamente ci seguono in tanti, riceviamo sempre complimenti, quindi abbiate pazienza, restate ancora un po' con noi pubblicità e poi chiudiamo il discorso azzanese, torniamo fra poco.
oltre 40 anni, Dodo Sport è presente sul mercato con un servizio attento e di elevata qualità, accompagnato da un'offerta di prodotti ampia e completa. Da Dodo Sport a Percoto trovi l'abbigliamento, gli accessori e le scarpe per ogni momento informale della tua giornata. Stile, praticità e gusto sono le caratteristiche delle collezioni che proponiamo per uomo, donna e bambino. E per gli sportivi del calcio e calcetto offriamo un assortimento vasto e completo di calzature e abbigliamento tecnico, fornendo un servizio economico e puntuale anche per le società sportive. Dodo Sport, il negozio per gli sportivi e non solo, da Percoto. Coniglio Natura, il coniglio friulano, allevato all'aperto. La società agricola Vecon è specializzata nell'allevamento dei conigli da carne. Grazie alla salvaguardia della sanità e il benessere degli animali, si possono ottenere carni salubri di primissima qualità. La linea Coniglio Natura comprende l'arrotolato, le coche, gli hamburger, la cacciatora. E per saperne di più, visita il sito www.coniglionatura.com. Un prodotto di altissima qualità e di assoluta eccellenza sulla vostra tavola. Coniglio Natura. Scegli il coniglio friulano, allevato in un'oasi verde. Cerchi casa, Edilco Mozzo fa il caso tuo. Edilco Mozzo vende e realizza per gli enti pubblici e per i privati, dalla ristrutturazione alla costruzione completa di case, palazzine, villa schiera. Zanutta Fadalti, 18 punti vendita, la passione di una famiglia, la professionalità ed affidabilità di un'azienda storica, il punto di riferimento del territorio per i professionisti, gli artigiani e i clienti privati. Zanutta Fadalti offre una vasta gamma di servizi nel settore dell'edilizia, della minuteria, dei trasporti e dell'immobiliare. Per scoprire le nostre promozioni e prodotti innovativi, visita il sito www.zanuttaspa.it o vieni a trovarci nei nostri 18 punti vendita da Belluno a Trieste, passando per lo storico centro di Muzzana del Turniano, Sacile, Pordenone e Udine. Zanutta Fadalti è il tuo punto di riferimento. Parleremo di calcio dilettanti in prima serata alle 21. Si parte giovedì 24, il primo tema dedicato agli arbitri, intervista al presidente Massimo Della Siega. Con i nostri ospiti parleremo di questo tema, lo analizzeremo e poi il riepilogo di quello che è stato il calcio regionale. E rivedremo le migliori giocate, analizzeremo le squadre più e le squadre meno. Vi aspetto giovedì 24 ottobre alle 21 con l'intervista a Massimo Della Siega. Si parte giovedì alle 21. Vi aspetto a tutto campo. Il meglio. Francione, sembro credibile. Promo va, questo credibile, promo va. Sembra incredibile. Vediamo se abbiamo le interviste. Avviso. Siamo su due canali, al limite restate sul 113, se c'è qualche problema che sforiamo, quindi chi ci deve sentire ci sente che sforiamo. Interviste. Oggi sinceramente io non credo che oggi la Zanelli abbia giocato bene, come non ha giocato bene il Fontana Fredda. Ha giocato una partita figlia delle caratteristiche lazzanese, una squadra che si difende molto bene, riparte in contropiede, spesso e volentieri l'azione parte addirittura dal portiere, palla al portiere, rilancio lungo e tutti vanno ad attaccare, ma non è un caso. È una scelta, quindi è una scelta da loro che probabilmente paga, perché se sono oggi primi in classifica vuol dire che funziona, che va bene così. Spero che nessuno si offenda, ma credo che oggi sia Zanese sia Fontana Fredda non abbiano espresso una grandissima partita di due squadre al vertice dell'eccellenza. Non è stata una partita bellissima esteticamente, però è stata molto bella a livello tattico secondo me. Poi comunque dopo aver raddoppiato, noi, e gliel'ho detto ai ragazzi,
non sono contento del fatto che le tante ripartenze che abbiamo avuto non sono state concretizzate e che forse ci vuole un po' più di maturità per far finire la partita. Il possesso palla che dovevamo fare, perché abbiamo le qualità per poterlo fare, non l'abbiamo fatta, però io dico la sincera verità, sono molto molto contento dei ragazzi. Allora, rapidi, devo sentire l'opinione di Franzoni e di Agostini, che erano presenti. Il mister Agostini ha vissuto con me la gara, l'ha commentata, e dopo il Pordenone ci sarà la sintesi di un'ora del derby a Zanese Fontana Fredda. Mister De Pere è un mister che stimo tantissimo, però qua veramente non sono d'accordo zero. Per me questo è calcio buono, la Zanese io non vedo tutti giocare benissimo. Mister Agostini, anche lei in cronaca lo ha detto. C'eravamo in difficoltà su chi premiare come, cioè, come partita FVG. No, abbiamo visto, io ho visto una buona Zanese, lo dico. Ma non era una sfida da vertice quella come gioco? Io ho visto tanto di peggio in eccellenza. No, assolutamente. È vero che forse Fontana Fredda aveva qualche giocatore sottotono, questo lo dobbiamo dire. Ok, quello è un altro discorso. Sì, però la Zanese non ha avuto nessuno sottotono. La Zanese ha fatto un'ottima gara, sicura di sé, ha fatto quello che doveva fare. Può essere che magari giustamente Davide debba fare, buttare acqua sul fuoco e dire insomma che c'è qualcosa che non è andato. Secondo me è stata, lo ha fatto per rispondere a quel, credo, a quella domanda, sì, eh, per me però è stata un'ottima Zanese, una partita di buon livello, anzi di ottimo livello, direi. Franzoni, ma ti dirò che Fontana Fredda mi ha un po' deluso, ma perché comunque sono abituato a vedere le squadre di De Pieri giocare molto bene a calcio, e effettivamente giornata no di qualche giocatore, assenze importanti, non è stato il solito Fontana Fredda che, ripeto, ho sempre visto giocare ottimamente, quindi sicuramente la critica sulla sua squadra ci può stare, visto che lui la conosce meglio di tutti noi. La Zanese, devo dire che un po' cercavano, alternavano sia delle belle azioni, delle belle giocate, sia anche al fatto di prendere in controtempo la difesa del Fontana Fredda quando Gorgato, che ha un ottimo rilancio, prendeva la palla e buttava. Detto questo, ha fatto anche questo. Ha, sì, ha fatto, certo, anche questo. Ha fatto, certo, ha fatto. No, ha fatto, detto De Pieri. No, ma ha fatto delle ottime trame, soprattutto al secondo tempo, secondo me, perché il secondo tempo ha avuto delle ottime azioni in cui poteva fare addirittura il terzo. Credo che la Zanese abbia fatto un'ottima partita al cospetto di un Fontana Fredda molto sottotono rispetto sotto a quello tono che è il suo standard. Questa è la verità della partita, a mio modesto parere. Manca ancora la sigla, la squadra bocciata e la squadra promossa di Federico Franzoni, perché siamo quasi in chiusura. Sai che domenica l'abbiamo istituita, no? Questa settimana la squadra più e la squadra meno qual è in eccellenza, no? O puoi anche spaziare, eh? No, posso anche spaziare, ma in eccellenza mi sembra doveroso dire del Carlino, perché comunque squadra meno. La ritengo una compagine forte che non riesco a capire i motivi per cui si trova così in basso e faccia delle prestazioni così deludenti. In qualsiasi altra società rischierebbe. Non so, okay, se il suo rapporto con il presidente faccia sì. Lo tenga in piedi. La squadra più? La squadra più, per una volta, visto che io la tratto sempre male, o comunque l'ho data già per morta e retrocessa, è il Muggia. Invece sì, il Muggia è andato a vincere 3-1 in quel di Tricesimo. Sono stati bravi, devo dire che in settimana ho incontrato anche il direttore sportivo del Muggia, che mi ha fatto notare che dopo la partita di Gemona hanno subito un arbitraggio, si vede quasi come ritorsione, la domenica dopo, dove hanno perso, e che comunque, essendo molto giovani, stanno aspettando 3 rinforzi sloveni. Sai che la vicinanza di Muggia con la Slovenia fa sì che qualche giocatore possa venire a dare una mano, quindi squadra più il Muggia. Gradisca Virtus Corno, che partita è stata? In settimana la Virtus Corno è stata la nostra squadra copertina. Ogni giovedì abbiamo una squadra copertina, la novità di quest'anno è toccata alla Virtus. Sì. Con l'ISM abbiamo anche le immagini, De Blasi. Sì, è stata una partita finita sull'1-1, 2 gol maturati nei minuti finali. La Virtus ha giocato per quasi un tempo in inferiorità numerica per l'espulsione di Giau. E poi al 93esimo è stato espulso anche Mosanghini per un fallo che ai più è parso assolutamente inesistente, mentre Buono è sembrato questo gol proprio al primo minuto di Torossi, che fa perno sul difensore e inzacca. L'ha annullato per un fallo? Sì, ha fischiato il fallo di Torossi, un fallo in attacco. Ma nella ripresa in inferiorità numerica, e questa è un'azione di
di Giau, la parata poteva... Giau sarebbe Diav. Sì, no? Si chiama Giau, lui si chiama Giau. Ok, lo chiamano tutti Diav, okay. Lui si arrabbia, se lo chiamano Diav, gli piacerebbe che tutti lo chiamassero Giau, comunque, vabbè, Davide. Ok, niente, poi nella ripresa c'è stato prima ha sfiorato la Virtus il vantaggio con Zucchiatti e poi lo stesso Zucchiatti ha trovato una giocata veramente eccezionale, ha ricevuto palla sulla, non sono queste le immagini che stiamo commentando, riceve palla sulla tre quarti e riesce a bersi due difensori con un diagonale che spiazza il portiere dell'Italia. Ok, il racconto mi è piaciuto, De Blasi, ma dimmi dimmi se la Virtus poteva vincere con questo Gradisca o se ti è piaciuto più Gradisca. Mi è piaciuto più la Virtus perché nonostante in 10 una squadra, come sapete, molto, si arrabbiano ancora molto di più, che dice ma si possono arrabbiare su Facebook, quello che vogliono, cioè. Del piccolo che sembrava molto seccato con i tifosi del Virtus Corno che a suo parere si sono comportati male nei riguardi dell'Italia San Marco. C'è una polemica su Facebook. Quelli della Virtus Corno potrebbero dire esattamente la stessa cosa. Okay. Quando poi magari a fine partita qualcuno è più o meno contento, succede. Ma è giusto che il pareggio o no? Pareggio alla fine è giusto. È giusto. Sì, il pareggio può essere. Uguale a quello di Birsa, eh? Ecco, questo è lo stesso gol di Birsa. Al 93esimo ha segnato Zanolla. Allora, se Zanolla ha fatto un gol del genere, guarda, veramente. Vado a prenderla a casa, lo porto fuori a bere una bella azione. Perché all'ultimo minuto Filippo mette verso il centro, c'è un velo di Budai e Zanolla trova un giallo. Voglio fare una precisazione, però. Grazie alle immagini di Gianni Villani e la Virtus Corno. So che qualcuno ti ha detto, insomma, che in TV non parliamo negli SM. Questa storia la sento veramente da troppo tempo. Noi, se non c'era Gianni Villani, non facevamo vedere neanche questo bellissimo gol di Zanolla. Qua si cerca di parlare di tutte le società, se non ve ne siete accorti, francamente non so cosa dirvi, ci rimango un po' male. Poi si parla qualcuno più, qualcuno meno, perché fortunatamente c'è chi collabora di più e sfortunatamente chi collabora di meno, però non attacchiamo gli opinionisti sui campi così gratuitamente. Potevo De Blasi? Io neanche ne avrei parlato, cioè non merita assolutamente l'attenzione. Fino a dire che per quanto riguarda l'Italia San Marco, finché navigavano a fari spenti, sembravano la squadra sorpresa tutto, da quando un po' si sono lamentati di questa cosina qua, qualche risultato negativo, no? No, non so se tra questo e... Finché... Avevo avuto modo, non voglio entrare nello specifico, certe cose che mi arrivano, che capto, non mi piacciono tanto. Detto questo, secondo me il pareggio con questa Virtus dimostra che comunque l'SM è una buona squadra di questa eccellenza, perché la Virtus adesso stava bene e questo è un buon pareggio. Questa è la mia opinione, Francio. No, ma sicuramente la marca. Vediamo anche il gol, prima di salutarci, c'è la rubrica del chiosco, che torna. C'è il gol del San Daniele che vale la vittoria, torna a sorridere anche la difesa del San Daniele che non subisce gol, però Lumignacco è un momento no, Tomei ha detto che ci vorrà tanta pazienza. San Daniele Lumignacco, non Lignano Cordenons. San Daniele Lumignacco, vinto Lumignacco 1-0. Tomei si è cacciato in un pasticcio De Agostini? Ma mister, credo che c'abbia l'esperienza per venirne fuori. È chiaro che non è semplice, non è semplice. Quando prendi una squadra in corsa è chiaro che devi fare i conti con tante cose, devi trovare la quadratura del cerchio. Non conosco molto bene la realtà del Lumignacco per poterne parlare, conosco l'esperienza di Tomei e credo che alla lunga ce la farà, insomma, era quasi riuscito a fare il miracolo l'anno scorso, credo che abbia una grande voglia di fare bene, metterà tutta la sua esperienza, tutta la sua conoscenza per far sì che il Lumignacco ne venga fuori da questa situazione. Abbiamo visto il gol di De Reggi decisivo con San Daniele, Migliorini, lei è lassù in testa alla Serie D, si interessa anche dell'eccellenza, come la vede lei, che abbiamo parlato di Azzanese, vede squadra da battere? Se parliamo di Azzanese vuol dire che credo che io e Stefano giochiamo in casa, nel senso che vive
arriviamo a Zano da tanti ieri il presidente Lovisa è arrivato da Zano a guardare la Zanese, un buon momento per la provincia di Pordenone. Il presidente Lovisa ieri sera è andato a Zano, mattina a vedere le giovanili, oggi pomeriggio è andato a vedere il Prato, quindi bene, allora mi dicono ha rifiutato però l'invito per ieri sera. Non bene, voglio dire, no, io ci tengo molto ai campionati dilettanti come quelli giovanili, perché poi vivo la provincia, vivo la città, vivo a Zano, abbiamo lavorato per molti anni a Stro Giovanile in collaborazione con la Zanese, quindi ci sono legami che portano molto lontano con Stefano, quando lui ha preso la prima squadra seguiva anche il centro giovanile dal punto di vista tecnico, quindi certo. Migliorini nasce col settore giovanile, non adesso direttore generale del Pordenone, ma col settore giovanile ha fatto grandi risultati con questo Pordenone. A proposito di calcio giovanile, cominceremo anche a riprendere le gare del giovanile fra poco, quando saranno anche le partite anche un po' più interessanti, no? Visto che adesso sono ancora le fasi non un po', diciamo così, ricche propedeutiche. Già farò un complimento a loro perché stanno crescendo anche ho visto ieri, non sapevo che i giovanissimi vengono allenati da Bazeu, che non è di certo l'ultimo arrivato, quindi no, c'è una crescita. Sembra una scelta mirata. C'è una crescita e lì c'è Claudio Canzian, che insomma è un gran conoscitore di calcio e sa come muoversi. Diciamo, un momento buono per il calcio pordenonese, c'è anche il Porcia molto, che è lanciato in promozione del Girone A, un'ottima classifica, e noi l'altra settimana eravamo a vedere proprio il Porcia. E Franzoni, siamo d'accordo che Magrini non lo riconosciamo più? No, anche perché leggo sempre i suoi post su Facebook, strappalacrime sul tennis, che sinceramente non ci piace. Infatti, spero guarda, che sarà finita la stagione del tennis. No, ancora. Oggi era Roland Garros, perché è stato tutto il giorno impegnato nel tennis. Oggi ha vinto il torneo sociale, nel circolo di Palazzolo lui è il più forte. Sì, ma quando finisce il tennis? Non lo so. Non giocano, però, non smettono di però vedere. Guarda, ai chioschi non lo riconoscono più e si ricordano invece di Simone Fornasiere. Guardate. Oh. Io non ti conosco, io non so chi sei, so che hai... Magrini, sai chi è? No, non lo conosco. Non lo conosco. Non ti conosco. Presentati. Gabriele Magrini, uomo dei chioschi. Ti ho portato lui quest'anno. Ah, bene, piacere Laura. Lui è quello che è l'uomo più importante. E non lo conosco io, adesso lo conosco. Lei conosceva Magrini, l'uomo dei chioschi, oppure no? No. Lui è di Magrito, deve capire, perché adesso il chioschi mangia molto meno e beve molto meno. Crede sia già pronto per un ruolo in campo? Sì, sì, come un po' di peso, Lo conosce Magrini? No. Magrini di nome e di fatto, sì. Quanto conta la maionese nel panino col wurstel nella vita? Allora, nel panino col wurstel è una componente fondamentale, ma io direi che la maionese anche nella vita lo è. Guarda quanto è grosso questo wurstel, io direi di sottolineare questa cosa qua. Assolutamente. Insomma, sì, molto saporito, molto altissimo per panini col wurstel. Abbiamo la signora dei tre mezzini qua con la ricetta speciale della salsa radicchio, quindi dobbiamo scoprire i suoi segreti, vediamo se ce li confida. Quali sono i segreti? Oh, una maionese con un po' di radicchio, non è un... Voto altissimo per i tramezzini. Che abbiamo... Salsa di radicchio. Salsa di radicchio che ovviamente non trovi in tante altre, quindi un'altra novità. L'unico vero uomo dei chioschi è Simone. C'è poco da fare. Rispondere che l'anno scorso qua a Porcia avete visto tutte le immagini, è stata da parte di Fornasiere, anche da parte tua, una farsa con la bottiglia d'acqua a fare la rubrica dei chioschi, mi avete colpito nel cuore. Chiama un voto, qualcuno dice di più, hai mangiato 16 panini con i wurstel, bevuto un po' di birre da mezzo, il voto a Porcia? Il voto non è 8 bensì, ma è 8 e mezzo per il chiosco di Porcia. Un cenno di stizza però. Aspettavo Simone di... quanto avrebbe dato? Simone un 10 facile proprio. In questo chiosco non posso altro che dare 10. Io ringrazio voi perché siete venuti qua e poi invito ufficialmente Davide, Massimo e Magrini al venerdì alla cena della squadra. Eh
Alla fine però invitano Magrini alla cena, no? Colpo al cuore per Magrini. È stato un colpo al cuore questo paragone. L'anno scorso a quel chiosco c'era Simone, abbiamo giocato un po', però alla fine il vero uomo dei chioschi è lui. Dai, un po'. No, l'altra no, settimana sta, un po' meglio. Si sta riprendendo in qualo, l'ho rivisto col giudizio giusto, sì, poi no. Finalmente ho scoperto che gli piace il Wuster grosso, quindi... sono il senso della vita, il senso questa della vita, no? Vi lasciamo con la clip dei gol, è stata una puntata intensa, ce l'abbiamo fatta anche stasera, speriamo di avervi divertiti, ma soprattutto di avervi mostrato come sempre tante immagini e vi aver dato come sempre un servizio. Domani alle 20 c'è tutto il riepilogo con lunedì in gol, tutti i servizi, tante immagini dai campi della nostra regione. Vi aspetto, io ringrazio Federico Francione, il nostro numero 10. Ciao Francio, alla prossima. Grazie, ciao a tutti. E sempre Forza Sassuolo, naturalmente. Sassuolo ha vinto oggi, Sassuolo, attenzione. Vinto. Grazie da Torino De Blasi. Ciao Massimo, buonasera a tutti. Grazie e complimenti a Giancarlo Migliorini, direttore generale del Pordenone. Grazie a voi. E al nostro mister Stefano D'Agostini. Grazie mille. Grazie a tutti per averci seguito. Clip coi gol. E poi domani vi aspetto alle 20 per vedere qua su FVG Sport Channel il calcio dilettante. Alla prossima. Get picked up, but she's delighted when she sees him. A bullet.